eccoci qua, bentornati sul nostro canale di Mystery Player con anche il mio collaboratore. Ciao ragazzi. Eccoci qua, siamo arrivati nel castello Marco Nirondello e c'è il mercante qua che ci aspetta. Speriamo di sì, penso sia arrivato anche il momento. Diciamo, qua sicuro c'è il serpente, ragazzi. Non vorrei, eccolo. Io l'ho detto, ragazzi, cioè, è inutile. Lo sapevo. Sicuramente qua dentro c'è un lingotto da 5.000, eccolo qua. Io volevo azzardare una piantina gialla, ma no, non li fanno di questi regali. Di questi tempi non li fanno questi regali. Qui c'è il mercante che, anche se l'abbiamo sparato, è ancora qua. Salvare non serve, abbiamo salvato ora a fine capitolo. Vediamo se ci dà qualcosa. Ah, i prodotti rari da venderti straniero. O prodotti rari venderti da straniero. Allora, andiamo a vedere. Lacrima viola. Vediamo questa robina. Soldi siamo messi bene. Vediamo un po'. Ah, valigetta grande, però questo testa di cazzo se la fa pagare. Mappa tesoro castello, ragazzi. Tu che dici? Ragazzi, la Broken Butterfly, però questa noi la riprenderemo dopo, ti ricordi? Sì. Noi la prendiamo dopo, quando riprendiamo Ashley, la riprendiamo gratis. Quindi non ci conviene comprarla ora. Il fucile antisommossa. Io direi di fare nemmeno un progresso. Sì. Direi di togliere questo fucile qua e prendere questo antisommossa. Antisommossa, non vuoi aspettare il. No, il come il percussore, no. Il percussore? Devi prendere questa più gittata. Più gittata. Più ampia gettata, tu dici? Sì. Ma noi la doppietta. Vai, parla, andiamo qua. Ma noi comunque. Già quando lo finimmo l'altra volta, facevo il percussore. Tanto per cambiare, poi non so. E vai, vai. Allora, venderemo la doppietta. Vendiamo la doppietta e compreremo il fucile antisommosso. Però è uscito anche il fucile semiautomatico. E questo, ragazzi, ci servirà e non poco. Allora, io direi di prendere il fucile, anche semiautomatico, però dobbiamo comprare prima la valigetta. E abbiamo la valigetta più grande. A questo punto di prendere anche il fucile semiautomatico, che qui ci servirà e non poco. Allora, aspetta, ed eccoci qua. Non saprei, Red 9 è anche da migliorare, ragazzi. La potenza di fuoco ci vuole e anche un po' di capienza. Il fucile antisommossa un 5,5, ma io direi che a questo punto lo terrei così. La capienza non la possiamo migliorare, io direi di migliorare questo qua, di migliorare la capienza. Velocità di ricarica al momento no, perché comunque è veloce, una velocità di 2.33 per un fucile di precisione non è male, e direi di aumentare a 8 la potenza di fuoco. E ritorniamo con i nostri 50.000 pesetas. Vediamo se possiamo comprare uno spray che non potrebbe, ma non c'è, ragazzi, non c'è. Si è montata per vedere meglio i nemici da lontano, facilita i colpi a lunga gittata. No, per adesso no, diciamo che continuiamo così, abbiamo una Red 9 più forte, abbiamo un fucile antisommossa che era lo stesso calibro della doppietta potenziata, perché la doppietta parte da 4.5 e invece questo di base è 5.0, sì. Eccoci qua, ragazzi, questo qua è veramente, veramente una rottura. E ci sono i colpi. Tra l'altro dovevamo anche averceli già, non li ho venduti prima. Invece forse li ho venduti. No, eccoli qua, 10 e 5. Abbiamo già... Iniziamo a fare un po' di stragi.
Prima che scappa. Morire. Ok. Ok. E i primi due sono andati. Qui ragazzi adesso sarà una guerra perché Ashley potrebbe morire sempre. E ora ci iniziano a lanciare i bidoni e quindi. Solo che noi da qua non lo vedremo mai. Non lo vedremo. Non lo vedremo, non lo vedremo. Sì. No, non sto a casa, ho là di morte. Sì, ma infatti io mi metto qua un attimo. Quello col cappuccio forse sì. Da qui sicuro. Qua però forse uno lo becchiamo. No. Allora. Come agire in questi casi? Forse di mitraglietta. Ne dobbiamo fare presto. Perché se non facciamo. Ecco il primo saltato. Ragazzi, questa è da mettere. Lo abbiamo preso proprio di. Vai, vai più avanti. Sì, più avanti possiamo andare adesso. Lo so che sta di là. Solo che voglio mettere Ashley in sicurezza. Ma dove? Guardate Ashley che non si muove, ragazzi. È incredibile questa cosa. Voglio vedere dove arriva questa cosa. Sì, sta là, lo so. Però qua giù non dovrebbe arrivare. Eccoci qua. Concluso questo. Quindi al centro la dovrebbe essere una lacrima viola. Dove? Eccoci qua. Spinello. Allora tu vai a terra assolutamente così. Giustamente. Sì, Lord Saddler è tua madre. Qui c'è tanta roba. Una bella piantina. Lacrima viola. E questa. Adesso ad Ashley noi. Giustamente. C'è il bidone davanti, incredibile. La rimaniamo qua e andiamo a prendere il tesoro. Adesso noi chi dobbiamo prendere? A lui! Vai. E uno è saltato, l'altro se non sbaglio sta laggiù. Oh, devo andare per forza là dentro. Allora, però, morto quello, diciamo siamo un passo avanti. Qua dentro, allora dobbiamo vedere questo, se io non li miro. Ora dovrebbe essere finito, no? Richiamo Ashley e aziono il cannone e abbiamo risolto. Abbiamo preso anche il tesoro e siamo a posto. Colpi non ne abbiamo usati tanti, stiamo usando il cecchino che non è male. Il cecchino, ragazzi, se lo si sa usare fa danni e ti fa risparmiare tanti colpi. Io lo consiglio, se qualcuno lo sa usare bene, di usarlo, ragazzi. C'è di nuovo il mercante, ma credo che facciamo una piccola visita per rivendere. Cosa c'era da migliorare? Il fucile antisommossa. Per forza questo non lo voglio migliorare. La miraglietta no. E questo, ragazzi, è rimasto tutto uguale. Vendiamo a volo il bracciale. Che è un bracciale elegante. Lo vendiamo. E andiamo avanti. Aningam. O mi sbaglio, forse mi sbaglio, perché sì, Aninga.
La posizione attuale, sì, siamo inguaiati, Anicam, siamo veramente inguaiati. Siamo messi veramente male. Usiamo questi 100 colpi di libro da calibrare. Prendiamo questa spada di platino. Lo so, però per i primi vorrei spendere questi qua. Non vorrei buttare tanta roba, anche perché questi qua vanno a terra facile. Solo che non posso attuare il mio piano. E quindi, secondo me, hai ragione tu. Questo che fa? Corre indietro. Bravo, se ne va. A me mi fa piacere. A me fa piacere. Allora, venite tutti. Non fate gli stronzi, però, che venite una a destra e una a sinistra. Sì. Tanto comunque lo sappiamo che caccerà la testa, e quindi da lontano, così, senza problemi. Teniamo sempre la mitraglietta pronta, perché, ripeto ragazzi, una mitraglietta se la usate. Non l'ho presa la spada solo per colpa di questi stronzi. Non ci credo. Questa è la spada. Sì. Così subito ci apre. Eccola qua. Per colpa di questi qua che sono venuti all'improvviso, ho dimenticato di prendere la spada. Può capitare, ragazzi, può capitare. Se andiamo a prendere quei due cartoni, cartoncini, che cosa, come li possiamo chiamare? Vedi, erba e spinello, che erba con spinello, erba con spinello, direi che è un'accoppiata vincente. Credo che sia, eccola qua, siamo ritornati a Ottimo elisir. due ottime belle erbe miste da tenere sempre, sono importanti le erbe miste. Siamo arrivati su questo punto. Sì, adesso cazzino, ragazzi. No, non è fine capitolo. Siamo ben lontani da fine capitolo, se ricordo bene. Cioè, o comunque ci vuole un altro po'. So che siete portatori, sì, si sono schiuse anche le uova. Sono cazzi amari. Uccelli per diabetici. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No, Luis non è abituato a portare rompicoglioni appresso. Why are you la palla al piede? La palla al piede dobbiamo avere noi. Just leave it in that. Giustamente. Allora, di là non si può andare perché serve una chiave, dobbiamo andare di qua. Esci, io ti rimarrei proprio qua fuori, credimi, ti rimarrei qua fuori. Non escono mai questi stronzi, ragazzi, veramente una cosa assurda. Escono di qua, cioè, boh. Lui ci ha ripensato su. No, ragazzi, non ci credo. Non ci credo. Passo di lancio. Ragazzi, cecchino è di vitale importanza. Ce ne sono altri, un altro paio dentro, sicuro. Ma non vogliono uscire, che ci devo fare? Ah, ci sei tu. Sei bruttino da vicino, sincero. E a questi due gli do il ben servito con una bella bomba a mano. Ragazzi, mi sa che avete sbagliato persona. Allora, qua c'è una sequenza importante che se fatta con il cerchino e fatta bene,
possiamo risparmiare tanti colpi, però io vorrei prima provare a fare questa cosa qua. Prendiamo la chiave. Questi due sono morti. Ashley, brava. Ovviamente c'è sempre il rovescio della medaglia. Eccoci qua. Abbiamo sprecato pochi colpi, ragazzi. Niente di serio, insomma. Niente di viaggio. Poi Ashley, a forza vuole morire. Torna da tuo padre, poi. Ragazzi, abbiamo guadagnato non pochi colpi, con questo break positivo che abbiamo fatto. Un amico direbbe dolce. Vediamo se abbiamo una. No, non ce l'abbiamo, un'erbetta per curarci quell'altro po' di vita che ci manca. Però, vabbè. Andiamo avanti, non fa niente. Andiamo allo step successivo e dovremmo entrare nel castello finalmente. E dovremmo, qui dobbiamo avere il primo incontro con il piccoletto Salazar, serpe verde, come direi io. Infatti, se sentite, ragazzi, dovremmo sentire una leggera risatina. Infatti, eccola qua. Ride, lui se la ride, è contento, beato lui. Quello nero, sì. Ricordo che quello nero in galleria ci darà parecchi problemi nella discarica. Tosto, ragazzi, è tosto. Penso che qui adesso è fine capitolo. Qui ci salutiamo. Fra poco ci salutiamo. Stiamo registrando da un'oretta. Un'oretta e qualcosa, insomma. Sì, la ragazza, se fosse per me, te la potresti anche tenere, ma. Sì, purtroppo il presidente. Purtroppo il presidente ci ha detto di portarla indietro e noi facciamo quello che dice il presidente. Anche se il presidente Resident Evil 6 fa una brutta fine. Sì, ragazzi, il presidente fa una brutta fine. Ioni, come li vogliamo chiamare, insomma. Se però vi girate così e puntate là, c'è. Fammi indovinare. Pinello? No, gemma viola, che se ricordo bene, questa gemma viola andrà. Mettiamo il culo. Per adesso sì, per adesso va a finire lì. Nel deretano. Però. Dovrebbe servirci, adesso non ricordo specifico su quale tesoro, ma comunque servirà qualcosa, penso. Munizioni del fucile. Il capitolo non è finito, però ragazzi, noi comunque qui salviamo, ci salutiamo. Vediamo alla prossima. Ci salutiamo e mentre salviamo, ci salutiamo, ragazzi, vi salutiamo, vi abbracciamo, mettete un mi piace, iscrivetevi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Sì.